Ciao a tutti amici, oggi siamo qui per parlare del rinomato ormai da un bel po' di tempo aspirapolvere Dyson Ciclone V10, la rivoluzione, in questo caso l'Absolute, dove appunto comprende più accessori. Oggi, come appunto vedete da titolo, vi parlerò solo e soltanto degli accessori. Quindi rimanete comunque sintonizzati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché prossimamente farò un altro video per quanto riguarda l'utilizzo dell'aspirapolvere e quindi parleremo della sua potenza. Effettivamente, giusto un accenno, questa versione V10 ha una durata maggiore rispetto alla vecchia versione, questo ha una durata di 60 minuti. Però parliamo di 60 minuti con la velocità minima. È dotato questo Dyson V10 di 3 velocità, quindi sono 60 minuti a velocità minima. Andiamo alla seconda velocità, avrà sì, l'abbiamo testato con mia moglie, ha una durata intorno ai 25 minuti. Per non parlare della velocità massima, che è effettivamente bella potente, però dura intorno a 10-15 minuti. E adesso andiamo a vedere i vari accessori a cosa ci servono. Iniziamo nel dire e suddividere gli accessori. Io preferisco suddividere gli accessori in due categorie. La prima categoria, appunto, sono i piccoli accessori non dotati di proprio motorino, mentre abbiamo la seconda categoria di queste appunto tre spazzole che adesso andremo a vedere, dotate di un proprio motorino al suo interno. Come ce ne accorgiamo, sono comunque più pesanti e hanno queste spazzole che quindi girano grazie al proprio motorino. Quindi, oltre ad aspirare, abbiamo una mano anche da queste spazzole per poter raccogliere tutti i residui. Ci accorgiamo oltretutto che sono dotati di proprio motorino perché qui abbiamo due contatti elettrici all'interno che si collegano poi appunto all'aspirapolvere. Naturalmente questi piccoli accessori, lo sapete benissimo, questo lo utilizziamo per raggiungere punti più difficili. Io lo uso anche per la mia auto, molto molto comodo perché l'aspirapolvere è leggero. Quest'altro lo possiamo utilizzare per spazzolare i mobili o anche io lo utilizzo sulla tastiera del mio computer, quindi parti difficili da raggiungere. Quest'altro ha doppia funzione, quindi lo possiamo utilizzare così aperto, quindi avremo una superficie è dura ed è buona anche per i tappetini dell'auto, oppure possiamo chiuderlo, quindi avremo solo e soltanto la spazzolina a disposizione. Questa qui è quella che utilizzeremo spesso, appunto, per i pavimenti. Quindi, oltre ad aspirare, come vi dicevo, all'interno questa spazzola ruota e raccoglie parecchi parecchi residui e come vi dicevo lo testeremo in un video successivo, in un secondo video. Quest'altra piccola spazzolina è sempre simile a questa, soltanto che è più piccola e quindi la si può utilizzare. Io faccio sempre l'esempio dell'auto perché comunque la utilizzo effettivamente lì nella mia auto, molto molto comoda per aspirare i tappetini. E poi abbiamo questa qui, simile alla prima che abbiamo visto, soltanto che è dotata di non di spazzoline, ma comunque di un tessuto, come potete vedere, abbastanza morbido. E quindi questa l'andremo a utilizzare anche per i tappeti e anche per i propri materassi. Naturalmente, quando si aspirano tappeti e materassi, conviene utilizzare l'aspirapolvere a potenza massima. Ragazzi, questo era giusto una piccola introduzione degli accessori del Dyson. Naturalmente faremo
le prove adesso sui prossimi video. E devo dire che mia moglie è abbastanza soddisfatta, anche perché l'aspirapolvere è veramente semplice da utilizzare. Lo utilizza con mia figlia in braccio, e poi la durata della batteria, come vi dicevo, non è tantissima. Però c'è anche l'accessorio per poterlo agganciare al muro, adesso lo farò vedere, e quindi riponendolo sempre nella posizione, lui comunque rimane sempre sotto carica.